Buonasera e benvenuti su Amiate News. Oggi con noi finalmente ho il piacere di incontrare il dottor Nino Barile, GAV SRL, soprattutto Flora Amiata SRL, azienda florovivaistica del territorio, ben conosciuta da oltre 40 anni sul territorio. Allora, innanzitutto buonasera e grazie per questo incontro virtuale, però ci Grazie a conosciamo. lei e grazie per l'invito, direi, non per l'incontro. Grazie per l'invito. Allora, partirei subito con il in bocca al lupo, con gli auguri, non so come definire, quello che preferisce, però la notizia è importante. Il 25 marzo ultimo scorso c'è stato un passo ulteriore nella definizione delle quote su Flora Amiata, l'acquisizione da parte del gruppo GAV SRL e Floricoltura Bisceglia del pacchetto sostanzialmente. E siete due, un socio unico che sono in realtà due aziende. Ecco, la prima cosa che vorrei dirla è se spiega un po' questo meccanismo, perché mi è stato chiesto se sono due società, come fa a essere un socio No, unico? In realtà, ecco. sono refuso nella comunicazione di chi l'ha scritto, ma sono due società indipendenti che si occupano, la Fratelli Barile si occupa di fiori di commercio internazionale, brokeraggio internazionale di fiori freschi recisi, e Michela Biceglia è una società di produzione di piante ornamentali. Ecco, entrambi provenite da una terra stupenda, da alcuni anni sulla Amiata. La prima cosa che mi incuriosisce è questa, dottor Barile. Perché avete scelto già alcuni anni fa, eravate assieme ad altri soci, oggi il 97% è della GAV SRL, perché avete fatto questa scelta? Allora, io sono nel settore dal 1989 e negli anni 90 Flora Amiata era un'azienda di estrema eccellenza. E quando vendevo piante commercializzate, difatti, non di produzione, beh, faceva sempre invidia perché le piante di Flora Amiata erano le più belle, stupende, le prime a essere vendute. E poi per un caso ho conosciuto la cordata dei soci Tesi e Findeco con LMS e Biceglia, mio amico e paesano, insieme a Romano Danelli, c'è stata questa cordata perché la Flora Amiata era una situazione veramente difficile. Il nostro primo intento non era quello di venire qui, di gestire, ma solo di partecipare e mettere a parte del know-how. Poi entrando ce ne siamo innamorati. Allora, aggiungo, sì, stavo cercando appunto di un qualcosa di tecnico, intanto che lei parlava, volevo far vedere il sito di Flora Amiata e pian pianino arriverà. Allora, questo innamoramento chi è dato, presumo, da una serie di circostanze. Credo che questa è un'azienda, sia un'azienda che ha una storia importante con ottimo personale tecnico che era già noto a suo tempo e che indubbiamente è uno dei fiori agli occhiali. Sicuramente, lo dicevo ieri quando ho comunicato a tutti gli uomini della Flora Amiata perché ho fatto questo ulteriore passaggio di acquisizione scalata all'interno del gruppo dell'Equity, perché il primo motivo è il capitale umano presente in Flora Amiata, perché senza il capitale umano non si fa realmente nulla. Due, perché abbiamo dei prodotti e del know-how all'interno di eccellenza. E terzo, perché credo che questo prodotto può essere piazzato in tutta Europa, cioè riusciamo, grazie alle nostre sinergie con l'altra azienda, di poter presidiare tutta la comunità europea con questi prodotti. Perché deve sapere che a oggi Flora Amiata è una bella azienda, è un'azienda conosciuta, ma solo sul territorio nazionale. All'estero, Esatto. invece, tramite il nostro gruppo, abbiamo già aperto una piattaforma ad Amsterdam dalla quale riusciremo a spedire in tutta Europa le piante di Flora Amiata. Ecco, questo qui è un elemento importante perché era un anello. Io conosco questa azienda, sono del territorio e ho visto un po' tutta l'evoluzione dell'azienda Flora Amiata. Questo è un punto che a lei, da quanto ho intuito anche dalle sue dichiarazioni, è un punto importante, anche perché, ovvero guardare verso il mercato europeo, perché lei ha girato l'Europa in questo settore, quindi sa dove andare. Guardi, facendo un percorso, nel 2017 entro nel CDA e venivo ogni 3 mesi solo per il CDA, e avevamo una gestione.
Poi abbiamo cambiato, come lei sa, ci sono state un po' di turbolenze, abbiamo sistemato il tutto, tutto chiaro, e siamo entrati in vivo nella gestione. Prima di poter dire quello che va bene, quello che non va bene, ho fatto un giro almeno per 3 volte nelle migliori aziende italiane, ma ancora di più nelle aziende europee, in Centro America e Sud America, a vedere come funzionava il business delle piante da appartamento. Vi voglio ricordare che io vengo dal fiore Reciso e siamo cugini, non siamo esattamente lo stesso prodotto. La cosa è parlare di fiore Reciso, fresco e piante, dinamiche e logiche totalmente diverse. Certo. E sono reso conto con i punti di debolezza della nostra società e i punti di forza. E chiaramente nel piano industriale ho spinto per i punti di forza che la formalità come azienda. Certo, tra questi non ci nascondiamo dietro un dito, c'è sicuramente la possibilità di sfruttare una risorsa energetica che è fondamentale. Sì. Che questa è una domanda che acquista ancora più valore in un periodo come questo che stiamo attraversando. Sì, però non dimenticate che Framiata esce fuori da un momento difficile e certo. Non si esce fuori da un momento difficile per miracolo, ma solo con dedizione, passione, costanza, disciplina nel lavoro. Sicuramente la geotermia è un valore aggiunto, ma non è sufficiente da solo a portare la società fuori dal caos. C'è bisogno di ben altro, anche perché il mondo moderno è così veloce. Quando tu pensi di averlo conquistato, l'hai già perso. Pertanto bisogna avere un'azienda dinamica, flessibile, pronta a capire il mercato ed adattarsi ai prodotti, alle tendenze del mercato, che cambiano in modo repentino. Faccio un esempio di gourmet. Quando ero bambino si mangiava solo margherita capricciosa e 4 stagioni come pizzeria, erano 3 o 4. Oggi ci sono migliaia, no, di portate, e ogni chef ne prepara uno, pertanto bisogna essere al passo in tutto e per tutto. Certo, e questo vuol dire certo, certamente, ma questo è, la ringrazio anche perché mi dà una conferma, parlando anche come cittadino del territorio, come persona che vive il territorio, la risorsa geotermica è uno degli elementi che dovrà portare a questo risanamento totale, questo lancio verso il futuro, verso questa internazionalità di cui si stava parlando sì. Anche prima, perché altrimenti si ricomincia la storia, insomma. Tanto, sì, sì. Ecco, quindi ci siamo capiti, e non vorrei... La mia domanda relativamente alla risorsa era perché è il momento che rende ancora di più importante, no? Questo elemento, era in quel senso lì e basta. Certo, però... certo. In effetti abbiamo... Quando una delle valutazioni è quello dei prodotti, certo. Cosa produrre e come produrli? Mi sono reso conto che il problema dell'energia non è ora è incrementato, cioè col problema della guerra l'energia è incrementato, ma era già in fase ascendente prima del problema guerra. Pertanto noi, avendo temperature, dobbiamo produrre prodotti adatti per le nostre strutture. 2, abbiamo strutture di 40 anni e quando hai strutture di 40 anni non puoi chiedere a una vecchia Ferrari di competere con una nuova Ferrari, devi far produrre prodotti adatti per quegli anni di costruzione delle tue strutture. E così altre attenzioni che non voglio entrare nel dettaglio per non svelare i nostri competitor. Certo. Però è stato fatto uno studio importante sul territorio, nelle varie zone di produzione, per capire cosa questa azienda può produrre e produrre bene. Certo, mi sta accennando già un piano industriale che sta guardando in là, però ovviamente capisco che i segreti non può immagino. Il piano industriale è chiaro, è scritto, certo, sì. E lo stiamo seguendo, anzi siamo dalla marcia. Da quello che eravamo scritti nel piano industriale siamo in anticipo, e questo non fa altro che accelerare, perché poi l'incremento del costo del gas è inutile dire un vantaggio competitivo per Framiata, ma ripetiamo ciò, non è l'unico, perché negli anni Framiata si è cullata nella geotermia, ma non è il fattore.
La risorsa geotermica è uno degli elementi che dovrà portare a questo risanamento totale, questo lancio verso il futuro, verso questa internazionalità di cui si stava parlando anche prima, perché altrimenti si ricomincia la storia, insomma, tanto... Ecco, quindi ci siamo capiti e non vorrei... La mia domanda relativamente alla risorsa era perché è il momento che rende ancora di più importante, no? Questo elemento, era in quel senso lì e basta. Certo, però... certo. In effetti abbiamo... quando una delle valutazioni è quella dei prodotti. Certo. Cosa produrre e come produrli? Mi sono reso conto che con... Allora, il problema dell'energia non è ora. Ora... è incrementato, cioè col problema della guerra l'energia è incrementato, ma era già in fase ascendente prima del problema guerra. Pertanto noi, avendo temperature, dobbiamo produrre prodotti adatti per le nostre strutture. Due, abbiamo strutture di 40 anni e quando hai strutture di 40 anni non puoi chiedere a una vecchia Ferrari di competere con una nuova Ferrari, devi far produrre prodotti adatti per quel anni di costruzione delle tue strutture, e così altre attenzioni che non voglio entrare nel dettaglio per non svelare i nostri competitor. Certo. Però è stato fatto uno studio importante sul territorio, nelle varie zone di produzione, per capire cosa questa azienda può produrre e produrre bene. Mi sta accennando già un piano industriale che sta guardando in là, però ovviamente capisco che i segreti non può immagino. Il piano industriale è chiaro, è scritto, certo, sì. E lo stiamo seguendo, anzi siamo dalla marcia, da quello che eravamo scritti nel piano industriale, siamo in anticipo. E questo non fa altro che accelerare, perché poi l'incremento del costo del gas, è inutile dire un vantaggio competitivo per Framiata, ma ripetiamoci, non è l'unico, perché negli anni Framiata si è cullata nella geotermia, ma non è il fattore. Certo, lo dice a detti stretti, lo dico a più larghi io, glielo dico. Sempre, è un fattore, ma non è l'unico fattore determinante. Certo. E anche perché l'attività va in una direzione, credo che non sia cambiato anche nel piano industriale, dove questi famosi certificati sono una parte, cioè non sono il motivo, ma sono quello che serve oggi per poter poi andare ben oltre, un po' una sorta di trampolino di lancio, posso chiamarlo così? L'ho perso. Dottor Barile, non la vedo più. Penso, il maltempo. Vediamo. Per cortesia, ripeta l'ultima domanda, perché il maltempo... Dicevo come era già nella filosofia durante la nuova acquisizione, che i certificati non siano l'obiettivo, ma siano lo zoccolo da dove partire, perché tutto poi dovrà funzionare indipendentemente da questo. Immagino un'azienda che ha oltre 40 anni. Significa, esatto, dover sostituire tubi, impianti, di tutto e di più. Certo. Pertanto il contributo di certificati bianchi è un aiuto, ma l'obiettivo è utilizzare quei certificati per ammodernare e tenere efficiente, esatto, l'attività attuale, ma col business fare business, con piante, certo, verdi, con il nostro prodotto fare business. Perfetto. Quindi, convivere con il capitalismo. Il certificato come motivo di investimento, questa è un po' la sostanza. Ecco, sì, quello. Ma investire sempre in Framiata per ammodernare, immagini 100 ettari di totale di spazio, quasi 30 ettari di terreno, di serre, 10 ettari di vivai, vogliamo crescere, c'è potenzialità, pertanto c'è tanto da investire. Allora, questo 2021, dalle sue parole, visto che ha parlato di anticipo rispetto al business plan, mi sembra sia... ci sta già dando un messaggio di un 2021 favorevole dopo quello che è accaduto nel 2020. Sì, molto favorevole. Abbiamo lavorato duro, abbiamo avuto anche un mercato favorevole, bisogna dire la verità, un trend del mercato favorevole, ma abbiamo cavalcato l'onda
abbiamo saputo adeguarci immediatamente. Come dicevo poc'anzi, avere l'opportunità e non coglierla, non si può far business. Andremo a chiudere, abbiamo chiuso un bilancio, abbiamo approvato oggi un bilancio, il meglio di sempre, in Flaminiata, dalla nostra gestione. Beh, questo, faccio i complimenti e che sia un ottimo auspicio anche per il futuro. Allora, mi ha parlato ora che c'è stato il consiglio di amministrazione con l'approvazione del bilancio, d'altronde siamo a fine marzo, quindi i tempi sono questi e quindi è dovuto. E, mi conferma l'amministratore delegato, sempre il dottor Roberto De Leo? Ecco. Roberto Leo resta amministratore delegato. Anche ecco, quindi come consiglio di amministrazione cambierà poco e nulla. L'amministratore delegato resta Roberto Leo, persona splendida e che lo ringrazio pubblicamente, persona capace. Bene, allora, del futuro mi può accennare solamente qualcosa? Le chiedo la forza lavoro, se ci sono previsioni future o meno, insomma, conferme. Noi confermiamo il piano industriale che abbiamo consegnato, abbiamo condiviso sia con i sindacati due anni fa e l'anno scorso e sia con i sindaci locali. Noi un giorno abbiamo fatto un incontro con tutti i sindaci. Sì, sono venuto a trovarvi, sì, quest'anno. E pertanto confermiamo il nostro piano, andiamo avanti, a oggi non c'è nessuna modifica, abbiamo solo accelerato, tanto è vero che alcune modifiche della struttura che erano previste per il prossimo anno le stiamo anticipando. Eh sì, e quindi pian pianino magari mi dice sempre qualcosa in più. So che lei mi interrompa quando vuole, perché so che intorno alle 15:30 deve andare via. No, perché è una call con Sud America, non me ne voglia. No, assolutamente. La mattina ho un briefing ogni mattina con il Sud America. Bene, comunque oggi era soprattutto per confermare la notizia che tra l'altro era già scritta sul sito web di Flaminiata con la nuova compagine societaria per incontrarci, spero di vederla personalmente, insomma, perché poi siamo qui a pochissimi chilometri. Rapporti con il territorio, prima che ci lasciamo. I suoi dipendenti, i collaboratori vengono un po' da tre regioni, da cinque province diverse, visto che siamo una zona di confine. È anche vero che arrivo dalla Puglia che notte fonda, mi alzo la mattina presto e arrivo in Flaminiata. Esco da Flaminiata che buio e vabbè. Finisco le sere, torno a casa e territorio poco, però comparto con le persone fantastiche, dicevo, come ho detto poc'anzi, ho dei collaboratori, mi posso ritenere fortunato, super fortunato per il capitale umano che ho in Flaminiata. Capisco i cambiamenti, è difficile, noi abbiamo tutta la pazienza, perché quando una persona per 30 anni fa un processo di lavoro, una procedura, modificarla, e noi siamo molto pazienti. Però è importante modificare un processo, una procedura per adeguarsi ai tempi moderni. Immagini, lei prima l'intervista avrebbe fatta live? No, ma e ho visto un giornalista dire non uso lo stream? No, certo, non lo uso più. Ma io per 40 anni ho sempre fatto interviste da vicino con block note, è vero, con registratore. Oggi è cambiato, questa è Flaminiata di oggi, utilizzare una fusion fra il vecchio stile e le nuove tecnologie. E certo, questo è dato anche dall'esperienza della Gabe Holding, insomma, ecco, dove c'è informatica, dove c'è una sorta di contenitore per far crescere nuove opportunità, nuove idee, e lei non semplicemente, sostanzialmente sta ribadendo questo concetto vincente, perché la sua è un'azienda vincente, parlo della Gabe SRL. Sì, la Gabe sono società che vanno molto bene da anni, che leader nel territorio, abbiamo sempre creato dei brand, utilizzato dei nuovi prodotti all'avanguardia, è inframiata. Allora, una delle difficoltà maggiori è che quando tu lavori solo con un mercato italiano, in un tempo così moderno, dove le dimensioni olandesi ti possono schiacciare dalla sera alla mattina perché cambiano i mercati, è indispensabile
portare Framiata in Europa. Non dico nel mondo perché logisticamente è impensabile, un costo-beneficio no. Però passare da un potenziale di 60 milioni di abitanti a oltre 400 milioni di abitanti la dice tutta. Eh sì. E portare un target più alto, perché stiamo portando un target, abbiamo tolto nel catalogo, non sono più presenti i prodotti poveri nella Framiata. Abbiamo solo prodotto di elite, solo prodotto di qualità e di una certa gamma. Come hanno fatto gli umbri toscani nella pelletteria, nell'altro, chi ha portato la qualità alta ha investito e oggi vanno benissimo. Chi ha voluto fare concorrenza a prodotto economico ha chiuso. Non stiamo facendo altro che replicare i casi di successo toscani o nel mondo, nazionale. Beh, le auguro di bene a lei, a Framiata, alle sue aziende. Grazie per il tempo dell'attenzione. Grazie a lei, auguri per tutto. Arrivederla. Grazie. Grazie.